Walking the World è l'ultima frontiera del viaggio tra vita e avventura. Per farlo servono gambe e coraggio. Passeremo confini e catene montuose, scoprendo storie, musiche, tradizioni e culture, ma soprattutto vita e passioni della gente che incontreremo strada facendo. Io sono Chris Newland e questo è Walking the World. Nel corso del programma vi guiderò lungo le strade più affascinanti che esistano. Sono tutte conosciute e accessibili. Niente foreste, belve feroci, tecniche di sopravvivenza e bacche da mangiare. Chiunque può seguirmi. Bastano un paio di scarpe e l'avventura comincia. Percorreremo il Cammino di Santiago, il più famoso pellegrinaggio della Spagna. Un viaggio di 6 settimane per 900 chilometri, che ha più di 1000 anni. Partirò dalla Francia, da Saint-Jean-Pied-de-Port, attraverso i Pirenei e il nord della Spagna, fino a Santiago de Compostela e a Finisterre, che per gli antichi era la fine del mondo. Il cammino attira gente da ogni parte del mondo. Fino a 200.000 persone si mettono in marcia ogni anno e nei secoli milioni di viandanti mi hanno preceduto. Le motivazioni vanno dalla fede al puro escursionismo, ma sempre più persone ne approfittano per scoprire la Spagna e la sua gente, immergendosi in questa cultura così ricca. Ogni viaggio inizia con un passo ed è ora di partire. Il viaggio inizia da Saint-Jean-Pied-de-Port, antica capitale della regione basca e tradizionale punto di partenza del Cammino di Santiago. Salgo per una delle strette stradine del borgo e arrivo all'ufficio dove ritirerò il passaporto del pellegrino, documento essenziale per alloggiare negli alberghi, gli ostelli disseminati lungo tutto il percorso. Deve fare il passaporto? Sì, il passaporto. Grazie. Le auguro. In Spagna si dice buen camino, in Francia bon route. Bon route. Grazie. A ogni sosta riceverò un timbro sul passaporto e proverà, una volta a Santiago, che ho percorso l'intero cammino. Lì riceverò l'attestato La Compostela, uno dei premi più ambiti per i camminatori di tutto il mondo, il coronamento di una carriera. Altrettanto preziose sono però le scarpe e la mappa. Ed è sorprendente quanti pellegrini perdano le loro calzature già il primo giorno. Ho il mio passaporto, la conchiglia, che è il simbolo del Cammino di Santiago. Ora devo solo mettermi in marcia. Oggi camminerò da qui, Saint-Jean-Pied-de-Port, fino a Roncisvalle, sull'alto versante dei Pirenei, a una distanza di 27 chilometri. Il primo è considerato il giorno più difficile, ma il panorama sarà stupendo. Quindi non mi resta che partire. Mi tremano un po' le gambe. Cosa sto per fare? 6 settimane, 1000 chilometri. E l'unica cosa a cui riesco a pensare è: avrò preso tutto? Mutande, spazzolino, mappe, calzini, tenda, occhiali da sole, altre mutande? Qui la strada si divide e si hanno due opzioni per raggiungere Roncisvalle. Si può andare di qua, dove la strada è più pianeggiante e meno impegnativa, o si va dritti per la Via Alta o di Napoleone, cosiddetta perché è qui che Napoleone fece passare le sue truppe per evitare le imboscate. La Via Alta è molto più dura a piedi perché va su per i Pirenei fino a 1000 metri, ma è molto più gratificante perché la vista è bellissima. C'è un'altra cosa da dire: se il tempo è brutto, è meglio non salire perché può scendere la nebbia e in un attimo ci si perde. Ma è una bella giornata, quindi farò come Napoleone. Almeno oggi i briganti non ci sono. Americ Picot, monaco francese del XII secolo che scrisse il Codex Calixtinus, la prima guida del pellegrino, era molto chiaro. Escono incontro ai pellegrini armati di randelli per estorcere tributi con l'uso improprio della forza. E se un viandante rifiuta di dar loro i soldi, lo percuotono e lo derubano, infierendo e rovistandolo dappertutto. Ne riparleremo più avanti, di banditi e non solo. Bene,
Posso dire, in tutta onestà, che l'ascesa è molto, molto, molto dura. Sto camminando ormai da parecchie ore e la salita sembra non finire mai. È quasi verticale. So che c'è un rifugio appena più in alto dove mi concederò un meritato riposo e una birra fresca. Ne ho bisogno. Che forza! Sembra di essere in Svizzera. Ho letto una cosa interessante su una guida. Sapete perché le mucche hanno i campanacci? Non sanno fischiare. Bene, ho camminato per tutta la mattina e sono arrivato qui. Si chiama il Picco d'Orison ed è uno dei posti più famosi di tutto il cammino. È uno dei più suggestivi. La vista è magnifica. La statua fu portata da Lourdes e collocata qui. Sono senza parole. Qui la strada diventa un sentiero per un po'. Sale tra quelle cime e varca il confine fino a Roncisvalle. Siamo in alto e comincia a fare fresco, quindi mi metto la felpa e vado avanti. Già intravedo Roncisvalle, ma sono consapevole dei miei limiti e non voglio sforzarmi troppo. Questo monumento ricorda un pellegrino troppo entusiasta che non superò il primo giorno a pochi metri dalla cima. Invece, io sono ancora qui e comincio ad abituarmi al peso del mio zaino. Mentre passo il punto più alto tra i Pirenei, a 1450 metri, penso con sollievo che il giorno più duro del cammino è già alle mie spalle. Si sta per scatenare un temporale quassù. Fa un freddo. Ho appena passato il confine che è dietro di me. Questa che vedete qui è la Francia. E davanti a me c'è la Spagna. E se guardate laggiù, vedrete che la strada si inerpica su altre montagne. E mi fa capire che ho coperto solo una frazione dell'intero viaggio che mi aspetta. Proprio in questo punto, nel Medioevo, molti pellegrini dicevano addio alla loro terra perché non sapevano se l'avrebbero rivista. Viaggiavano in gruppi anche di 30 persone, sperando che il numero offrisse protezione dai briganti di cui ho parlato prima. Portavano addosso tutto ciò che possedevano, oro e denaro, e questo faceva di loro un bersaglio. Se si rifiutavano di dare tutto ai briganti, o se sfortunatamente non avevano nulla, andavano incontro a crudeli vendette. Si racconta di pellegrini cavalcati come muli finché non crollavano. Storie orribili. Ora proseguirò in quella direzione e terrò gli occhi aperti. Roncisvalle, che vuol dire la Valle dei Rovi, è oggi una città che vive del cammino. È da qui che partono tutti i pellegrini spagnoli. È una grande soddisfazione arrivare dai Pirenei. E ora solo 790 chilometri mi separano da Santiago.
La cappella del XIV secolo mi ricorda quanto il cammino fosse duro. Qui sono sepolti i resti di innumerevoli pellegrini. Buon per noi che nell'epoca dei satelliti le previsioni meteo arrivano in tempo reale all'ufficio di Saint-Jean e sono comunicate a chi prende la via alta. La città offre sistemazioni per tutte le tasche, ma è famosa per l'enorme rifugio medievale dove si passa la notte per pochi euro. Resto a godermi questo coro al tavolo di un bar con un buon bicchiere davanti. Salute e buon cammino! Molte grazie, perfetto! Dopo essermi registrato al rifugio, scambio quattro chiacchiere col direttore, Klaus, un volontario olandese che conosce bene la storia del cammino e dei suoi pellegrini. Cosa spinge le persone a farlo? È una via che esiste da migliaia di anni. Sì, da ancora prima di San Giacomo. Santiago, per gli spagnoli. È vero. Era la via che portava alla fine del mondo. Finisterre, sì. Era la fine del mondo per gli antichi. Si incontrano persone di ogni nazionalità. Oh, sì. Da tutto il mondo. Tutto il mondo. C'è di tutto. Due giorni fa, alcuni dalla Repubblica Dominicana. Dai Caraibi. Due signore. Sono arrivate alle 9:30 di sera. Ed erano completamente distrutte. A pezzi. E il giorno dopo sono ripartite. Come se niente fosse. Ti hanno spiegato perché lo facevano? Erano troppo stanche. Sono arrivate da così lontano. Volevano solo dormire. Eh sì. Le capisco. Spero che starai bene qui. Devi sapere che questo edificio ha 800 anni. Già mi piace. Fu costruito 800 anni fa. Ed era un ospedale. Il primo per i pellegrini. Mi piace molto l'idea di dormire qui. Grazie. Sono a pezzi. Il cammino è una miniera di storie affascinanti e la coppia irlandese con cui bevo un bicchiere non fa eccezione. Cosa gli hai detto oggi lungo il cammino? Devi sposarmi. Congratulazioni. Ti sei messa in ginocchio? No, sono una donna. Non devo chiederlo in ginocchio. Certo. Hai ragione. Ho portato mezza bottiglia di champagne nello zaino per tutto il giorno. Ed è un bel peso. Sì. E ho tirato fuori lo champagne e l'anello che avevo preso in Irlanda e gliel'ho detto. Oggi i promessi sposi portano entrambi scarpe da trekking, ma ho già capito chi porterà i pantaloni nella futura casa. Ho detto sì. E non è lui. Grande. Congratulazioni. Mi sono svegliato molto presto stamattina. La prima sveglia è suonata intorno alle 4:30 o 5. Sono da poco passate le 6. E tutti si preparano a uscire. Mi do una lavata e riprendo la strada. Il tempo è cambiato. Fa freddo, c'è nebbia, si gela stamattina. E penso che siamo stati molto fortunati ad aver già fatto la prima tappa da Saint-Jean lungo la via di Napoleone. Perché se ci avessimo provato oggi, non ce l'avremmo mai fatta. E saremmo stati costretti a prendere la via più lunga. È stata la mia prima notte in un rifugio. È un'esperienza incredibile. Ieri sera sono stato a un bar e sono rientrato alle 10:50, perché alle 10 chiudono. Ed è una cosa da ricordare. Se non sei lì entro le 10, chiudono le porte e buonanotte. Dormi fuori, in strada. E anche se sono entrato alle 10:05, le luci erano già spente e non trovavo più il sacco a pelo e il resto. Quindi un altro consiglio. Se dormite al rifugio, preparate la branda prima di uscire, se pensate di andare a mangiare o a bere un bicchiere di vino, altrimenti dovrete fare tutto alla cieca, come me, anche se è divertente, a dir poco. E poi intorno alle 4:45 stamattina, le sveglie hanno cominciato a suonare e non so se mi ha colpito più questo o il delizioso coro dei pellegrini che russavano. Ma comunque è stata una bella esperienza.
Non mi dispiace di aver dormito poco. Qui la natura è splendida e inizia un'altra giornata in cammino. Devo andare di là. Sono nel paesino di Burghete, che è famoso perché Ernest Hemingway visse a lungo nella zona. Questa è infatti la regione della Navarra, famosa per i suoi tori e per la pesca alla trota. E per Hemingway il paradiso era una plaza de toros al centro di un lago. E questo è l'hotel dove alloggiava spesso, che è diventato un museo a lui dedicato. Questo è il pianoforte che Hemingway suonava. E se guardiamo all'interno, vediamo che c'è la sua firma e la data, 25 luglio 1923. E questo è lui, mentre fa quello che amava di più. Bere un goccio. Non mi resta che fare una cosa, cioè sgranchirmi le dita e... Dopo l'interludio musicale e letterario, inizio i 15 chilometri fino a Subiri. È un panorama perfetto per chi ama camminare tra fiumi, campi e boschi. Attraverso le colline raggiungo Bizkarreta, solitamente tranquilla, ma oggi no. Infatti si tiene un'importante corsa di auto d'epoca. E mentre i piloti si mettono al volante, ai pellegrini stanchi è consigliato di girare al largo. Tutto il paese scende infatti in strada, tra gran frastuono di clacson e trombette, mentre in un'atmosfera d'altri tempi questi bolidi si mettono in movimento. In una cornice più tranquilla, ma con nuvole minacciose in avvicinamento, decido di sfruttare la mia fidata tenda. Non è una dotazione necessaria per il cammino, dato che gli ostelli non mancano, ma è bello avere quest'ulteriore libertà. Ci sono spiazzi segnalati per i campeggiatori e molti ostelli hanno giardini e campi che offrono ai pellegrini la possibilità di piantare le tende nelle vicinanze. Ma ricordate che il peso di una tenda, nel lungo cammino fino a Santiago, si fa sentire. Dopo la ripida salita fino all'Alto de Erro, con tanto di segnale lasciato dai viandanti che mi hanno preceduto, una discesa scivolosa porta fino a Subiri. Al giorno d'oggi è difficile perdersi. Il percorso è disseminato di frecce gialle e conchiglie, il simbolo del cammino. Supero una locanda in rovina, ma l'unica ospite rimasta sembra accontentarsi. 4 chilometri più a valle, un sentiero ben marcato mi porta al fiume Arga e poi a Subiri, passando su uno splendido ponte gotico, il Puente della Rabbia, così chiamato perché le acque del fiume, in passato, si riteneva curassero sia le persone che gli animali. Durante il Medioevo, secondo la leggenda, se un animale passava 3 volte sul ponte, guariva dalla rabbia. E i fortunati lebbrosi del lazzaretto erano costretti a bagnarsi nel fiume. Molti di questi paesi sono cresciuti, a partire dal XII secolo, intorno ai ricoveri costruiti per accogliere il crescente flusso di pellegrini. Ancora oggi il cammino può riservare pericoli. Le recenti piogge hanno cancellato parte del sentiero e il burrone è vicino. Ma in generale la manutenzione è ottima e ogni paese cura il proprio tratto con grande orgoglio, quindi niente corde e ramponi. Il cielo si è schiarito, quindi non ho più bisogno di questa felpa. E mi rendo conto che forse ho messo troppa roba nello zaino. Comincia a pesarmi. Quando sarò a Pamplona, domani, dovrò alleggerirmi. Lungo il cammino ritrovo alcune persone incontrate in Francia il primo giorno ed è l'occasione per scambiarsi aneddoti e storie. E non hai fatto niente? Qual è il posto che ti è piaciuto di più?
Intendi finora? Non lo so, Roncisvalle mi è piaciuta molto. Sì, anche a me. Era la prima volta che dormivo in un grande ostello, con tanta gente. E il posto poi? Sì. Sembrava una grande chiesa. È come tornare indietro nel passato. Ti svegli e pensi, oh, sono nel Medioevo. Ma è sempre spettacolare la prima volta al rifugio. Ti trovi in questa grande sala, in un posto così antico. Fare il cammino è come vivere una vita in poche settimane. Sì. Fai cose che magari non hai fatto in tutta una vita. Sì. Durante il cammino. Concentrate in poche settimane. Capisci che c'è altro nella vita. È un'esperienza totalizzante. E sarà bizzarro tornare alla vita normale. Secondo la tradizione, il cammino si divide in tre parti. All'inizio ti lasci dietro il passato. Sì. La meseta è la morte. La morte, sì. E il tratto finale in Galizia è la rinascita. La rinascita, sì, sì, sì. Oh, matura. Ho visto degli splendidi campi di papaveri e altri dove dei bellissimi fiori gialli spuntavano in mezzo alle spighe. Uno spettacolo incredibile. Parlo come una ragazzina. Già. Ma il posto risveglia il mio lato sensibile. Comincio ad apprezzare i fiori, la natura. Con tanti diversi alloggi disponibili lungo il cammino, invece del solito rifugio, per una volta, pernotto in una posada, una delle locande tradizionali tipiche della Spagna. La sistemazione è a livello di un piccolo hotel, una pensione o un bed and breakfast, ma con un fascino e un'atmosfera insuperabili. Questa posada è gestita da un famoso artista che ne ha curato ogni aspetto con grande gusto e creatività. Sulle pareti spiccano i suoi quadri e ogni stanza è un piccolo museo. Appena apro la porta in legno, la vista di un letto a quattro piazze segna una bella svolta rispetto alla classica branda dell'ostello. E con un ultimo tocco di classe, il padrone della posada ha lasciato un pennello sulla chiave. Magari dipingo questa bella piazza o ritocco il battiscopa. Tra tanta pace, con il silenzio rotto solo dal cinguettio degli uccelli e dal brontolio del mio stomaco, già penso a domani e al viaggio che mi attende. Nuove esperienze ed avventure lungo il cammino di Santiago. Ho impiegato 3 giorni per coprire i 75 chilometri fino alla magnifica Pamplona ed è quasi strano ritrovarsi in città dopo tanta natura. Seguo la musica e le persone vestite di bianco e rosso tra le imponenti mura. Sono arrivato nel pieno della festa di San Firmino, nota in tutto il mondo come la temibile Corsa dei Tori. I pamplonesi, con un po' di cervello, scappano per una settimana, mentre un'orda di amanti del brivido invade la città, riuscendo, grazie ai voli low cost, dove innumerevoli eserciti hanno fallito. È la più grande festa d'Europa e si combatte strada per strada una guerra ad alto tasso alcolico e musicale. Sono andato a letto presto ieri sera, perché oggi ho un incontro che può salvarmi la vita. Imparerò a correre coi tori. Qui il David Beckham della tauromachia rifinisce la tecnica prima della corrida. Ci vuole un bel coraggio. È incredibile. Io non lo farei mai. Mi hanno detto di parlare a bassa voce. Non vogliamo distrarre il matador, ma dato che correrò con i tori domani, ho pensato di venire qui e chiedere qualche consiglio a un vero esperto. Non so bene cosa pensare. Ero convinto che i tori fossero docili come mucche, ma vedendo quello ho completamente cambiato idea e comincio a chiedermi se fare o no la corsa coi tori e se ne uscirò intero.
È incredibile. Quando aprono i cancelli laggiù e i tori partono alla carica, leggi la rabbia nei loro occhi. Caricano qualunque cosa. E domani io mi metterò sulla loro strada. Ah sì, incrociamo le dita. E la sera c'è la corrida. I tori con cui correrò domani sono così grossi? Sì. Oh, santo cielo! Non è uno scherzo correre coi tori. Questo sei tu? A Pamplona? In Pamplona. Bene. E quali consigli puoi darmi? Devi sempre guardare il toro. Devi sempre vederlo, e in strada non puoi. Non perderlo mai di vista. Se mentre corro dovessi inciampare su qualcuno e finisco a terra e il toro mi viene contro, che faccio? Resto giù? Sì. Così? E stai fermo. Fermo finché non vengo io. Quindi corro veloce, mi guardo dietro, davanti, e se cado, resto giù e ti aspetto. È così. Bene, me lo ricorderò. Nel dubbio, non correre. Bel toro! L'attesa è spasmodica e mi preparo a iniziare la corsa dei tori sotto gli occhi di turisti e abitanti e le telecamere della televisione spagnola, che trasmette all'ora della colazione questo spettacolo per famiglie. Alle 7.30 non posso più tirarmi indietro. Le strade sono aperte e i veterani di San Firmino già corrono per i posti migliori, mentre io mi lascio trascinare e metto la vita nelle mani e nelle corna del destino. Sento il panico crescere mentre le strade secondarie vengono chiuse, ma è meglio non chiedere di andare al bagno. Si respira un senso di unità mentre nascondo la paura e aspetto la scarica di adrenalina. Come nel Colosseo, una folla entusiasta gremisce gli spalti mentre si legge il bollettino dei feriti. Nelle strade, la miscela di sangria e cori ci dà la carica. È il doping naturale degli spagnoli. Ogni anno si contano centinaia di contusi e mentre tutta Pamplona trepida nell'attesa, il personale medico si prepara per l'inevitabile. Un petardo segna l'ora e partiamo! La strettoia fino alla Plaza de Toros è il punto più pericoloso degli 825 metri. Qui sono morte 11 persone. Ma anche se entri vivo nell'arena, il pericolo non è finito. Qui i tori più giovani, irritabili e ovviamente rapidi, vengono fatti entrare uno a uno e lasciati liberi di incornare, scatenando un micidiale effetto domino. E se non vi basta, gli spagnoli sono sempre pronti per nuove follie. Mentre i tori vengono liberati, come i leoni nel Colosseo, i più temerari si inginocchiano davanti all'uscita, lasciando che la bestia li salti, o almeno ci provi. Con sollievo, la mia giornata come bersaglio mobile finisce. E la festa comincia. Sto bene! Ora voglio una birra! È stato grande! Ehi! Mi sono lanciato col paracadute 27 volte. Ma la corsa coi tori è la cosa più folle che abbia mai fatto. Girerai il mondo, mi dicono. Bei posti, risate e avventura. Ma qui ho fatto davvero il pieno d'avventura. E mi basta per il resto della vita. Ho corso e sono quasi morto. E sto benissimo. Dura una settimana. Si corre ogni mattina, sveglia alle 5, corsa alle 8. Poi si beve, si balla e domani si ricomincia. Ma la cosa più bella
la migliore di tutte è che sono vivo. Viva, viva la Spagna! Tra fuochi pirotecnici, musica e fiumi di vino rosso, arriva l'ultima notte della festa di San Firmino e la città scende in strada. E questa è Pamplona! Avete visto? Sono partito da meno di una settimana, a piedi. Ed eccomi qui, a Pamplona. Incredibile, assolutamente incredibile. Ho girato il mondo, ma non ho mai visto un posto così. Pamplona e la Corsa dei Tori. Lo consiglierò a tutti i miei amici. E se non l'avete mai fatto, dovete davvero provarci. È una cosa incredibile. Bello questo! Mi sono divertito a Pamplona, ma è bello riprendere la strada e tornare in campagna. Si sta benissimo qui, c'è un gran silenzio, gli uccelli cinguettano. La prossima tappa prevede una dura marcia fino alla cima di questo colle, l'Alto del Perdón, da cui pare che si goda una vista bellissima. E non vedo l'ora di arrivarci. È stato davvero impegnativo. Ma sono finalmente arrivato. E la vista è incredibile. Davvero magnifica. Lo sguardo spazia tutto intorno a 360 gradi. Un'autentica vista panoramica. Bellissimo. E di qua, se guardate da questa parte, verso ovest, già si intravedono alcuni dei paesini che visiterò. Al di là di queste colline c'è Puente La Reina e poco oltre c'è Estella. Dovrò andare dritto e valicare queste montagne laggiù. E mi hanno detto che sono circa 3 giorni di marcia. Ma vista da qui, la strada sembra in pianura. Ed è un'ottima notizia. Qui ci sono delle interessanti figure in ferro battuto che raffigurano dei pellegrini con le teste curvate per il vento che soffia da est. E proprio qui abbiamo turbine eoliche che sono disseminate su tutte queste colline. Ed è proprio il vento che fornisce l'elettricità a Pamplona. Un bel esempio di sviluppo sostenibile. Guardandole da sotto, sono davvero incredibili ed enormi.
Mentre mi fermo qualche minuto a riprendere fiato, noto persone di paesi diversi e sono curioso di sapere qualcosa sul loro viaggio. Da dove venite? Siamo partite dal sud dell'Olanda. Da così lontano? Sì. Sono in viaggio da 2 mesi e hanno coperto a piedi un totale di 1200 chilometri. E io che mi vantavo dopo 5 giorni. E siete sempre convinte rispetto a quando siete partite? Quando parti hai una certa idea, ma la realtà è diversa. E la motivazione cambia durante il viaggio. Abbiamo attraversato tutta la Francia e la gente ci chiedeva: perché lo fate? E ancora me lo chiedo. È sorprendente com'è cordiale la gente che incontri lungo la strada. Sì, sì. Mi ha davvero colpito. Sì, è vero. Tutti vogliono aiutarti e parlare. Perché fate il cammino di Santiago? Ho letto qualcosa sul cammino di Santiago su un giornale in Corea, ma non sapevo molto altro. Oggi, però, siamo più informati, perché lo scrittore Paulo Coelho, l'autore dell'Alchimista, ha pubblicato un libro sul cammino di Santiago. Ha avuto grande successo in Corea. Quindi, sempre più gente voleva conoscere il cammino. Venite da Roncisvalle? Sì. Davvero? Bene. Da lì a piedi, io, la mia amica e il cane. E come si chiama il cane? Sassi. Sassi. E farà tutto il viaggio con voi? Sì, vedremo, ma lo spero. Come si trova a camminare? Si stanca? Ogni tanto si ferma, si siede e ci guarda. Come a dire, dove andiamo? All'inizio un amico ci ha portato in macchina a Roncisvalle. Ci siamo incamminati e dopo un po' il cane si è seduto e si è girato. Come per dire, ehi, la macchina è lì, dove vai? Voleva tornare in macchina. Era già troppo per lui. Ho raggiunto Santa Maria di Eunate, una chiesa romanica del XII secolo. Per arrivare qui ho dovuto deviare di 2,5 chilometri, ma ne vale la pena. Nel Medioevo, in questa chiesa venivano sepolti i pellegrini che soccombevano alle durezze del viaggio lungo il cammino di Santiago. La sua pianta ottagonale è un segno distintivo dei cavalieri templari che proteggevano i pellegrini e fondarono molti villaggi e chiese. I templari divennero così influenti da minacciare il potere del Papa e del re di Francia e furono arrestati e poi giustiziati nel 1303, un venerdì 13, che da allora è il giorno sfortunato per eccellenza. San Giacomo, o Santiago, come è chiamato in Spagna, era uno degli apostoli di Gesù e, secondo la tradizione, ne diffuse la parola nella penisola iberica, quindi in Spagna. Purtroppo le cose non gli andarono bene e pare che riuscì a convertire solo 7 discepoli. Così tornò a Gerusalemme con la coda tra le gambe e finì decapitato per ordine di Erode. 2 dei pochi discepoli... che era riuscito a convertire, trafugarono il corpo e lo portarono fino alla costa e lo misero in una barca senza remi, senza vele, affidandolo alla corrente. Magico e misterioso, arrivò in Spagna, dove sparì per 700 anni. La leggenda vuole che un sacerdote, guidato da una stella, ritrovò le reliquie e la notizia del miracolo si diffuse. Quando la Chiesa le riconobbe ufficialmente come le reliquie di Santiago,
fu decretato che un pellegrino che si recava a piedi a Santiago de Compostela avrebbe avuto dimezzato il tempo in purgatorio e se lo facevano in un anno santo, tutti i peccati gli sarebbero stati rimessi. Si diffuse anche una tradizione nelle Fiandre. Se un carcerato faceva il pellegrinaggio a piedi con un grosso peso sulle spalle, accompagnato da una guardia, sarebbe stato poi liberato. E se la scelta è tra la cella e la strada, anch'io prendo la strada. Pochi chilometri e raggiungo la pittoresca e tranquilla Obanos, dove passerò la notte nel locale ostello. Dopo aver posato lo zaino, scopro la vita sociale di questo paesino e per allacciare proficue relazioni diplomatiche, organizziamo un campionato mondiale di frisbee e filastrocche. Purtroppo niente medaglie per me, ma nessuno di loro ha mai corso con i tori. A un osservatore distratto, Obanos appare un'oasi di pace, ma fu teatro di un'oscura tragedia. Nel XVI secolo, un nobile francese, Guglielmo, era infuriato con la sorella che, dopo aver fatto il cammino, aveva scelto di rinunciare a titoli e ricchezze per una vita di preghiera e contemplazione. Guglielmo, in preda al furore gallico, calpestò il codice dell'amore fraterno e assassinò la sorella proprio qui. Preso dal rimorso e in cerca di perdono, Guglielmo andò in pellegrinaggio a Santiago e poi fu santificato insieme alla sorella. Oggi il suo cranio rivestito d'argento è un calice dell'Eucaristia. E poi dicono che il vino non dà la testa. C'è una regola non scritta nel cammino. Se credi di essere un grande camminatore e ti spingi al limite, troverai sempre qualcuno che ti imporrà un bagno di umiltà. Di dove sei? Sono olandese. Precisamente di Zeeland, che è un gruppo di isole nel sud del paese. E da dove sei partito? Dall'Olanda. Dall'Olanda? Sì. Hai camminato dall'Olanda fino a qui? Sì. Ti posso chiedere come hai fatto con quella gamba? L'ho portata qui. È stata una sorpresa. Alla tua? È stata una sorpresa anche per me. Ma in qualche modo ce l'ho fatta, sì. Che vi dicevo? Ho abbassato la cresta. Vengo a piedi dall'Olanda e fin qui sono circa 2100 chilometri. Ci ho messo circa 3 mesi. Ho attraversato il Belgio e la Francia. Oggi ho fatto una 30 di chilometri e mi fa male, ma sono qui. Dopo 2100 chilometri mi permetto di chiedergli cosa gli è piaciuto di più finora. La parte migliore è cominciata dopo Vézelay, in Francia, perché nel nord della Francia e anche in Belgio ci sono pochi posti attrezzati per accogliere i pellegrini. Dovevamo cercare un albergo e spesso, quando lo trovavamo, era chiuso. E non era il massimo. Ma dopo Vézelay è andata meglio e qui in Spagna è tutto perfetto. È la prima volta che faccio un viaggio così lungo a piedi ed è un'esperienza unica. Me la sto godendo, ma è una cosa che si fa una volta nella vita, non due. Jack Noels da Zeeland, Paesi Bassi. Bevo alla tua salute e ti auguro buon viaggio. Sei il mio mito. Percorrere il cammino fa crescere un interesse per la storia e ogni tappa rivela un nuovo tesoro. Ogni città ha un passato affascinante e qualche oscuro segreto, come Puente la Reina. Lo Stephen King del Medioevo, il monaco francese Americ Picot, non era molto entusiasta della città, ma aveva i suoi motivi. Percorrendo il cammino, raccolse voci secondo le quali le acque del fiume Arga erano avvelenate dai briganti e c'era un fondo di verità. Il suo cavallo si fermò a bere e mal gliene incolse. Pochi minuti dopo, il fidato destriero era morto e fu scuoiato dai locali che ne volevano la preziosa pelle. Potete immaginare il suo commento. Questi spagnoli sono un popolo barbaro, diversi da tutti gli altri per razza e costumi. Maligni, di carnagione scura, di orrende fattezze, libertini, perversi, privi di fede e di onore. Corrotti, inclini alla lussuria, all'ubriachezza e a tutte le forme di violenza. Feroci e selvaggi, disonesti e falsi, empi e rozzi, crudeli e litigiosi, incapaci di ogni buon impulso.
Possiamo dire con sicurezza che Amerique Picot non fu un precursore delle vacanze in Spagna. Ma procediamo. Lascio la splendida Puente La Reina e la sua gente mite, generosa e amante dei cavalli, e inizio una salita di 5 chilometri fino a Siraquí, immerso in una natura sempre più bella, da dove si domina la città e l'Alto del Perdón. Il cammino ci porta tra i ricchi vigneti della Rioja e ritrovo con piacere le due pellegrine e Sassi, il cane più pigro del mondo. Gli antichi romani furono i primi a valorizzare l'uva da vino della regione e gli spagnoli gli saranno sempre grati. Qui, per i pellegrini, una bottiglia di vino costa meno di una d'acqua. Cosa hanno fatto i romani per noi inglesi? Meglio un acquedotto o la sangria? Mentre risalgo le sue tranquille stradine, Siraquí mi ricorda i paesini della Toscana o della Provenza, purtroppo invasi dai macchinoni di città nei fine settimana. Qui, invece, il turismo è una presenza impalpabile e la città è come un'istantanea del passato. E non sono l'unico ad apprezzarla. Siraquí è un posto bellissimo. Ma il nome della città letteralmente significa nido di vipere. Pare infatti che nel Medioevo pochi pellegrini uscissero da qui vivi, dato che era un noto rifugio di briganti. Ha conservato intatto il suo aspetto di borgo medievale e hai la sensazione che poco sia cambiato nei secoli. Ed è bellissimo che, uscendo da qui, si percorra una strada romana. Fuori da Siraquí, la via ci porta sulla strada romana meglio conservata del cammino. Le pietre di questo ponte, vecchio di 2000 anni, sono state levigate dai piedi di milioni di pellegrini che mi hanno preceduto sulla via per Santiago. È una bella camminata di 4 ore e 15 chilometri tra le dolci colline della Rioja, da Siraquí a Esteia. E ora che il sole picchia, mi concedo un sorso d'acqua fuori dalla chiesa romanica del Palacio de los Reyes de Navarra. La facciata è nota per le immaginifiche raffigurazioni di angeli e demoni tra l'ultima cena e visioni infernali. Un messaggio inquietante che mi sprona a proseguire oltre, anche perché, non lontano da Esteia, c'è un tesoro segreto ben noto a tutti i pellegrini. Anche Amerique Picot, l'incontentabile monaco francese, ne parlò bene. Una città ricca di buon pane e ottimo vino, carne e pesce, piena di ogni delizia per i sensi. Una volta tanto, concordo con lui. Chiaramente non mancò di visitare il posto dove vado. Molti credono che sia un mito, invece è gradita realtà. Sono a Irace, una piccola cantina appena fuori Esteia, e... lo so che penserete male, ma aspettavo questo momento dall'inizio. È una fontana che dà vino per i pellegrini. Salute! È piena di vino? Lo era. Beh, riempila, dai. Ora la riempio di nuovo. Veniamo dall'Irlanda. E perché avete deciso di fare il cammino? Ho letto Paolo Coelho qualche anno fa. Prima non lo conoscevo. Poi un amico della mia città l'ha fatto e me lo ha consigliato. L'ha fatto con sua sorella, che è morta qui. Da dove siete partiti? Solo da Pamplona. Sì. È il secondo giorno. Sì. E andrete fino a Santiago e poi a Finisterre? Sì, vogliamo arrivare lì. Accendere una candela e poi magari andiamo a Budapest dopo. Non ci siamo dati una scadenza. Andiamo avanti senza date fissate o voli di ritorno. Quante ore fate al giorno? Camminiamo per 5-6 ore, ma dipende. Oggi abbiamo fatto 25 chilometri, ieri 23. Ma va bene così per noi. Avevate mai fatto un viaggio così? No, è la cosa più grossa che ho mai fatto. Pensavo di fermarmi un quarto d'ora solo per confermare un mito,
ma dopo aver incontrato questa banda di irlandesi, passo 4 ore a scambiare aneddoti sul cammino ed esperienze varie e concludiamo fondando la prima società enologica anglo-celtica. Alla fine, l'unica cosa che voglio è un letto. Ma la stanchezza passa presto, perché lungo il cammino ogni città sembra accoglierci con una festa e questa non fa eccezione. Sono ad Esteia, dove termina la prima settimana di viaggio, e posso già dire che la gente, la cultura e i paesaggi della Spagna mi hanno già semplicemente conquistato. Ecco una scena molto frequente. C'è un coro dietro di me. C'è una banda che sfila in strada. Vi immaginate una scena simile in qualsiasi altro posto? Penso proprio di no. Qui finisce la mia prima settimana sul cammino di Santiago. E ora vado a bere un goccio. Ci risiamo. Ancora una volta sono conquistato dall'ospitalità degli spagnoli. Non solo mi invitano alla festa del paese, ma mi offrono anche il ruolo più importante nelle celebrazioni. Ho l'onore di aprire la processione. È incredibile quanta strada ho fatto in una settimana. Ho camminato per 150 chilometri. Ho superato i Pirenei così verdi. Ho varcato a piedi un confine, quello tra Francia e Spagna. Ho condiviso una delle più antiche tradizioni del mondo, la tauromachia. Ho corso con i tori. Ed è stato un bello spavento. Ma la cosa che mi ha colpito di più nel nord della Spagna e in questo pellegrinaggio, il Cammino di Santiago, è la gente che si incontra lungo la strada. C'è tanta cordialità, tutti vogliono parlare. Ed è solo la prima settimana. Me ne restano ancora 5. È ora di andare.